Al Teatro Italia di Acerra non ci resta che ridere. Maria Polignano, benvenuta. Questa frase è così importante in un momento storico come quello che stiamo vivendo. Perché è importante declinarla sul palcoscenico in un tale periodo? È importante per le persone che vengono a vedere lo spettacolo, che hanno veramente tanta voglia di ridere, finalmente, sottolineo finalmente, e anche per noi attori che per 2 anni siamo stati fermi, quindi ritornare al lavoro per noi è una grande gioia che ci piace condividere con il pubblico e ci stiamo riuscendo, si ride sul palco, si ride dietro le quinte, si ride con il pubblico, quindi siamo molto contenti. In scena c'è un ensemble di comicità. Mettere insieme diverse propensioni della vis comica, quanto è arduo oggi? È arduo oggi come lo è sempre stato, è difficilissimo tenere insieme un gruppo di attori comici, perché tendiamo a disperderci in realtà. E quindi un piccolo piccolo miracolo che è riuscito a fare Francesco Procopio in primis, che ha chiamato me e poi gli altri, ed Antonio Grosso che è il regista e che, Ha non scritto il solo, che ha testo. scritto anche il testo e che è riuscito ad avere tanta tanta pazienza. Francesco, sei un po' il capocomico di questa No, compagnia, Madonna nel mia. senso che li metti insieme, li armonizzi sul palcoscenico. Vorrei a tal proposito che ci raccontassi come stai vivendo questa esperienza teatrale e che dessi qualche cenno sui tuoi compagni di viaggio. Beh, sei troppo buona. Il problema dei compagni di viaggio è Enzo Casertano. Principalmente scherzando perché ce l'ho là e allora mi piace prenderle in giro. Facciamo sempre questo. Capocomico no, assolutamente non mi ritengo assolutamente il capocomico e siamo tutti e quattro in questa compagnia, sicuramente pari livello e cerchiamo di divertirci e lo facciamo. E il pericolo è che a volte ci divertiamo più noi che il pubblico, non è vero, sto scherzando, si diverte tanto anche il pubblico e ci troviamo molto bene. Sentivo che Maria pure spesso lo dice, e anche per me, innanzitutto è questo, che stiamo veramente molto bene insieme, che questa è un'arma a doppio taglio, perché è anche un po' pericolosa questa cosa, però per il momento questo arriva tanto al pubblico e quindi riusciamo a fare arrivare questa nostra, come si può definire, questo piacere di stare insieme e quindi ad un certo punto anche il pubblico comincia a stare bene con noi. Speriamo che questo continui. Non abbiamo ancora fatto Napoli, da domani debuttiamo a Napoli, stasera stiamo ad Acerra. Per me Acerra è sempre un'emozione grossa per tantissimi motivi, innanzitutto perché sono acerrano e quindi. Acerra è il luogo della maschera per antonomasia di Pulcinella. Ecco, Sì. quanto di Pulcinella vedremo in questo spettacolo, non ci resta che ridere. Beh, se c'è un Pulcinella è nascosto sicuramente perché questa è una commedia, una storia moderna, attuale. E io penso che in tutti noi attori partenopei Pulcinella ci sta sempre. Quindi noi abbiamo un'eredità forte, poi specialmente chi come me è passato per la commedia dell'arte, e quindi noi ci portiamo sempre Pulcinella dentro e quindi se vogliamo si vede sempre un po' di Pulcinella, c'è sempre, anche se in tempi moderni, infatti non so se prima sentivo, anche se la commedia è moderna, comunque c'è sempre una forte tradizione in noi, perché non so se dire ahimè, però siamo degli attori che hanno un piede nella tradizione, un piede nella modernità. Questo quindi da un lato ci rende forse il lato negativo né carne né pesce, cioè non siamo sicuramente quegli attori che stanno molto sui social, fanno tanti video come sono questi nuovi gruppi di giovanissimi, ma non siamo neanche quegli attori di un tempo, quindi una via di mezzo. Però pare che ci sia anche un'utenza che apprezzi tanto questa via di mezzo. Quindi Pulcinella ci sta, in noi ci Certo. sta. Come si armonizza il senso della comicità con la drammaticità della vita, a tuo avviso? Guarda, questa è una bellissima domanda, perché in questo periodo qua la vita ci offre degli spunti molto drammatici, però io oggi proprio ho fatto un post, una storia su Instagram che parlava di come cambia la nostra faccia dal sipario chiuso al sipario aperto. Noi facciamo uno spettacolo veramente molto comico, molto divertente, però in un periodo molto difficile, questo è. Ma non solo, è sempre stato così. C'è la canzone di De Gregori, La valigia dell'attore, che spiega benissimo il nostro lavoro.
un lavoro fatto di sacrifici, di grande passione, questo fuoco sacro che non si spegne mai, e noi anche avendo difficoltà riusciamo a portare a termine la nostra opera. È veramente una missione, come essere missionari in questo periodo ancora di più, però poi vedere la gente anche con le mascherine sorridere, gli occhi felici, ti dà tanto umanamente. Lasciamo perdere il lato economico, che è sempre stato triste per il teatro, certo. Però noi poi siamo attori abbastanza grandi, cinquantenni, quasi tutti, e quindi abbiamo affrontato mille difficoltà, poi ci siamo anche aperti al cinema, alla fiction, e riusciamo, però è stato un periodo bruttissimo anche per colleghi che fanno solo teatro. Un attore è un vagabondo dell'anima, nel senso che osserva, la scompone e cerca poi di ricomporla sulle tavole del palcoscenico. Cosa accadrà con il vostro spettacolo teatrale su queste tavole? Beh, questa è una storia, non so se già l'hanno detto, di questo gruppo molto famoso negli anni 90, che si scioglie, un gruppo comico, e quindi cercano di fare questa reunion, non so come si dice, e, per questioni un po' di soldi, diciamo, che è la base di tutto. E quindi la comicità nasce dai rapporti, dai caratteri, dalle anime, come dicevi tu, diverse di ognuno di noi. Uno è un po' più presuntuoso, l'altro è sempre stato più vittima. Poi abbiamo anche il produttore, che in un certo... ci sono degli stereotipi che poi nel nostro mondo possiamo riconoscere ogni giorno. Il rapporto, questo è uno spettacolo molto comico, però i rapporti di amicizia hanno molta profondità, e quindi ci sarà una svolta nella commedia che porterà sia a ridere ma anche a far pensare le persone sul nostro mondo anche. Peppe, stiamo affrontando questo viaggio all'interno del vostro spettacolo, ma mi sovviene una domanda importante: come un attore sente nascere la vis comica da bambino in sé, e nel tuo caso come è sorta? A scuola. Io, come tutti quelli che fanno questo mestiere, ero timido, molto timido, però ogni tanto dicevo: voglio dire questa cosa, ma io mi ricordo questa voglia di dirla, ma questo cuore che sbatteva, adesso la dico, la dicevo, la risata, dicevo, allora funziona. Io credo che sia nato lì. La scuola è stata per me, io ero un pessimo alunno dal punto di vista proprio del rendimento scolastico, e problemi grossi, recuperato spero dopo la scuola, però negli ultimi anni mi sceglievano come capoclasse perché avevo questa faccia tosta. Però avevo un problema, qualcuno diceva non lo può fare perché non va bene, quindi ci sono dei professori che non lo rispettano, invece poi io un pochino mi sono fatto rispettare. Un attore tende sempre all'emulazione di ciò che vede intorno a sé. Quali caratteri hai cercato di imitare nel corso del tempo e di mettere sul palcoscenico con il tuo personaggio questa sera? Ma in generale no, nessuno, nel senso che è bello l'osservazione. Stamattina proprio con Maria parlavamo dell'osservare, del fatto che il lavoro è di osservare, cioè fa parte del lavoro l'osservare la vita, gli altri, le persone, la stranezza. No, tu pensi a Scarpetta, personaggio di Scarpetta, e dici: ma sono esagerati nella vita? No, la vita supera di gran lunga la realtà, supera di gran lunga l'immagine. Immaginazione, una cosa in modo esagerato, quando dice no, questo a teatro non funzionerebbe, ma nella vita va bene, è credibile. Credo di non avere, certe volte cerco di non avere un'idea, cioè di non avere un'idea, un preconcetto, di arrivare il più possibile vergine, aperto a qualsiasi. E poi in questo caso proprio questo personaggio che faccio è nato proprio durante le prove, era forse quello meno chiaro, più sfumato, era in una direzione, poi è andato in un'altra, completamente in un'altra. Non voglio dire un deus ex machina, però sicuramente è in un certo senso il burattinaio, uno che ha avuto un'idea, e poi per chi verrà a vedere lo spettacolo saprà qual è questa idea. È una volta la carabina, è una volta la carnicchia. Un bel, quando le è caduta la busta della spesa non ci ha visto chiudere. Ha girato la porta. Sono trovato toccato, ma arriva a me. Ha detto,
Nenni. Nenni. Chi? E ti devo raccontare tutti i particolari, scusa. No, ma così per le scale. Ma si pazzo, ma come ti permette? Ah. Ma fa la spirito, fai battutine. Dimmi la verità, ti manca, eh? Ma chi? Chi? Guarda, Barbara. Ancora, ma la sai qual è? La so io la verità. Ah, che sì. Tu sei invidioso di Daniele, perché vorresti esserci tu là dentro. Ma come ti permetti? Ma cacco, io là dentro, ah. Io là dentro non c'entro né moglie né mai. Ma se a te manca un meteoro, t'hanno voluto. Cosa? Eri io che non ci volevo andare a Meteo! Ma stato zitto che li chiamavi un giorno sì e l'altro buco! Perché mi mancavano i soldi! Per la volta comunque alla fine non ci sono andato! Perché io ho una dignità! Ma vabbè, domani ci mangiamo pane e dignità, va bene? Io sono un artista con la A maiuscola! Così dico Maradona, calcio Napoli, mamma da Sarada! Brava! Questa tirata la mettiamo nello spettacolo, eh! Bravo! Io voglio fare di nuovo la vita della signora, capite? A 100.000 euro, ai miei 100.000 euro, non ci rinuncio, è chiaro? Ah, nemmeno io! E invece io ci rinuncio! Ai bus! 100.000 euro? Te l'avevo detto che ci stavano un sacco di soldi! Ya, Federica accetta! Si ricomincia anche meglio di prima! Aspettate un attimo, come facevo Sara a conoscere già la cifra? Vado a fare il caffè, eh? Ma come? Ma l'ho detto io prima quando stavo qua? No, no, ma non l'hai detto. Ma chi sei scemo?